Nina, sono passata a salutare e a chiedere se mi presti degli assorbenti. Certo, riportali pure quando vuoi, senza fretta. Grazie, il mio nome non è importante, qual è il tuo? Il mio nome? Il mio nome è... Holloway, Natalie Holloway. Piacere di conoscerti. Vuoi venire sul tetto e stare sotto le luci con noi? Mi sembra fantastico. Porto anche la mia ciambella per le emorroidi. Bella battuta, Natalie Holloway. Già, è una battuta, perché Natalie Holloway non ha bisogno di sedersi su quelle ciambelle. Brindo a Natalie Holloway, una nuova amica. Natalie, accomodati. Parlaci un po' di te. Diventare così brava? Oh, giocavo spesso a bowling a Corea. Caspita, tu hai vissuto in Corea? Già. Ecco, quando ero all'ambasciata. Ed è stato prima o dopo essere diventata la prima donna di colore a fare calcoli per la NASA? Sì. Ehi! Ehi là! C'è qualcuno qui dentro? Dannazione, Chris! Non mi interessa se ora sei popolare! Fammi uscire da qui! Beh, almeno ho ancora la mia musica. Siri, riproduci Silsencroft. Ora basta. Glielo faccio vedere io. Sopravviverò e uscirò il più presto da qui. Vediamo un po'. Se sbatto forte la fronte contro il pavimento di cemento, creo una pozza di sangue che mi farà scivolare agilmente fino là fuori. This can be in the highlight video! Meme. Zero meme. Meme. Zero meme. Ma dove sono? Fatemi uscire! Fatemi uscire! Ciao, Peter. Ma dai, che ho fatto per meritare questo? Oh no! Oh no! Oh no! Oh sì! Il padrino insiste su se stesso. Insiste su se stesso. Insiste su se stesso. Insiste su se stesso. Il padrino 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 insiste su se stesso. No, aspettate, sono d'accordo con voi! La giuria ha già raggiunto un verdetto? Certo, vostro onore. Sentiamo, come avete giudicato l'imputato, Coccodè o non Coccodè? Questa giuria dichiara l'imputato Coccodè. Peter Griffin, la condanno seduta stante a una imbarazzante cena di scuse con Joaquin Phoenix. Allora? Sto aspettando. Chris, le chiavi della macchina per la scuola guida. Puoi usarla quando vuoi. Wow, fico! Avete visto, ragazzi? Se stessi usando la macchina per la scuola guida a scopo personale, non avrei mai dato le chiavi a Chris. Sarebbe una vera e propria follia. Non potrei tornare a casa. Più tardi me lo dai un passaggio? Io sono viva! Sono viva! Meg! Guardate le scarpe che indossa. Ha delle scarpe che non si possono usare in palestra. Solo scarpe da ginnastica in palestra. Oh mio Dio, Meg, sono così felice che tu sia viva. Ma che ti è successo? È stato Chris. Stai dicendo che Chris ti ha salvato la vita? Bisogna assolutamente festeggiare. Forza, lanciamo i coriandoli e roviniamo il weekend al bidello.
Ciao, non potrò esserci nel weekend. Ma in questo modo ti perdi il ballo dei bidelli. È l'ultima occasione per rimorchiare prima del nostro collegio. Credi che non lo sappia? No, Chris mi ha rapita perché vuole essere popolare. Che cosa? Chris non farebbe mai una cosa così. Chris? È vero, mamma. Io voglio chiedere scusa a mia sorella. Non avrei mai dovuto trattarla così. E credo che se Meg fosse qui con noi sarebbe d'accordo con me. Ma io sono qui! Sono proprio qui! Ad ogni modo, Meg, ovunque tu sia, mi dispiace tanto. Mi dispiace di aver finto la mia morte. Sta tranquilla, Meg, avrei dovuto saperlo. Insomma, fingere fa parte dell'essere donna. Sul serio? Sì! Le donne fingono un sacco di cose, tu hai finto di morire, io fingo gli orgasmi e di essere colpita dai successi di mio marito al lavoro. Ehi, Lois, indovina chi ha cancellato la lavagna durante la riunione di oggi? Oh, cielo, qualcuno si è appena guadagnato la famosa insalata di uova di mamma Lois, eh? Oh, buona! Questa giornata migliora di minuto in minuto. Io credevo che odiassi l'insalata di uova di mamma. Chris, fingere fa parte dell'essere uomo. Come fingere un orgasmo o fingere che ti piace l'insalata di tua moglie. In ogni caso la do sempre al procione qui fuori. Mi adora. Pensavo che odiassi quel tizio. Ricorda, fingere fa parte dell'essere procione. Come fingere un orgasmo o che ti piace il tizio che ti dà l'insalata di uova. Ah, oh, Peter. Oh, Lois. Oh, altro procione.